Eccoci tornati in studio. Io volevo ripartire da Domenico. Vorrei che ci facessi un esempio di come si svolge una vostra giornata, tipo di attività, oppure comunque una vostra giornata. A che Sì, allora ora iniziate al mattino, innanzitutto? cerchiamo di mettere un po' di ordine nella vita del ragazzo. E comunque la sveglia è alle 7 del mattino, poi si fa colazione, 7:30, e poi ci si ritrova tutti quanti alle 8:30 per l'incontro del mattino. È un po' un incontro È uno spazio collettivo dove si incontrano tutti i dove ragazzi. siamo E tutti quanti, cosa fanno? dove viene, recitiamo la filosofia che praticamente del progetto Uomo è il nostro inno nazionale, se vogliamo. È quello che in qualche modo dovrebbe ricaricare un po' tutti noi. È condiviso da tutti, quindi ci mettiamo in cerchio, diciamo, la filosofia, dopodiché si tratta un tema che dovrebbe essere la linea portante del giorno. Poi ci sono vari, si dicono gli impegni che ci sono da portare Quindi avanti. vostra persona che viene trattata assume con se stesso, di fronte agli altri, degli impegni, dico bene, per rinforzare, no, quei comportamenti nuovi che voi cercate di instillare. Poi nel proseguo della giornata. E quindi dopo l'incontro del mattino si va sui lavori nei settori, ognuno ha un suo settore dove ci Facciamo sono. qualche esempio di settore, cosa fanno materialmente? C'è il settore delle pulizie che è quello dove di solito arriva una persona nuova, in modo che anche lì impara a prendere cura di se stesso, no? Che può essere mettere a posto il letto, Cose scendere. pratiche, sì, che magari non avevano mai fatto prima, dico bene. Sì, che vengono messe un po' da parte. C'è chi, anche facendo uso di sostanze, comunque un po' le ha portate avanti, ma chi le ha perse di vista. E quindi comunque riordinare la camera, il letto, scendere pulito al Sono giorno. impegnati. E poi l'aspetto del pranzo com'è? Collettivo? Come si svolge? Qualcuno opera in particolare? Sì. Allora, c'è il settore cucina, vabbè, che prepara il pranzo, poi c'è chi si occupa dell'apparecchio, quindi c'è qualcuno di Ma turno. a rotazione comunque le svolgono tutti queste Sì, attività, dico certo, bene, che non è legata solo a qualcuno specifico, ma è un'attività che insomma a rotazione devono, una specie di corvée, ecco, che ognuno deve svolgere, dico bene. sì. Sì, certo. Ognuno almeno ha il suo giorno per mettere a posto, apparecchiare, mettere a posto, c'è chi poi pulisce, lava i piatti, Certo, le quindi ci sono le attività varie attività collettive, certo. sì, che vengono E poi portate avanti. pomeriggio? E quindi pomeriggio abbiamo lunedì, mercoledì, venerdì dei gruppi che sono vabbè, dei gruppi. Ora è un gruppo di condivisione, ci sono dei seminari anche, dopodiché poi si va ancora un po' nei settori e alle 7:30, alle 17:30 si va poi a fare le docce. E quindi la giornata si conclude, oppure poi l'aspetto della cena e magari del rapporto con i mezzi di comunicazione esiste? Cioè il rapporto con la Sì, televisione oppure altre certo. forme di Sì, condivisione? certo. Quindi c'è la cena che la facciamo alle 7:30, 19:30. Dopo la cena c'è un momento in cui ci ritroviamo di nuovo tutti quanti per fare il punto della giornata, di come è andata la giornata. Finito poi questo c'è un momento che c'è la TV, quindi un momento Un che. momento sociale Sì. dove ci si confronta. Io però ho una curiosità. Questa è la giornata tipo, devo dire che è abbastanza simile a quello che da profano mi aspettavo. E lo sport che ruolo ha nella vostra struttura? Noi abbiamo un momento nella settimana dove andiamo a giocare a calcetto, grazie anche al comune che ci ha dato,
ci permette di andare al palazzetto dello sport. Allora abbiamo un momento dove tutti quanti andiamo a giocare a pallone, quindi calcetto. Che è un momento, credo, di bellissima socializzazione, perché poi, voglio dire, lo spirito ludico ci riporta alla nostra realtà più intima, no? Sì, e lì veramente poi ci si impegna, perché ognuno vuole vincere nella sua squadra. Insomma, un bel programma, insomma, sono impegnati, sono sempre diciamo, dedicati all'attività. Io vorrei chiedere a Nicola, che anche lui, come dicevamo prima, operatore del centro, di fare un appello a tra coloro che ci stanno osservando. Ci sono, lo sappiamo, migliaia di persone, ci sono le famiglie, probabilmente ci potrebbe anche essere qualcuno che vive dei fenomeni di disagio per delle dipendenze, no? Ecco, diamo un appello agli ascoltatori: che cosa bisogna, senza paura, fare e a chi rivolgersi? Ma un appello io lo faccio alle famiglie, perché le famiglie a volte sottovalutano il problema, magari appoggiando il proprio figlio o il proprio parente, o chi sia in questo caso che ha un problema, e questo da parte mia è sbagliato, perché non bisogna appoggiarli, anzi bisogna prevenire prima che succeda qualcosa di grave, perché il tossicodipendente non nasce subito tossicodipendente, ma con una serie di, diciamo, di situazioni: si inizia dal bere, si inizia a fumare la canna per poi toccare le sostanze più pesanti, quindi alla fine ti ritrovi con un periodo di anni alle spalle e diventi tossicodipendente. Quindi il mio messaggio è riferito per le famiglie che in questo momento appoggiano i propri figli, magari guardarli attentamente e prevenire subito, e in questo caso rivolgersi alle strutture adeguate come la nostra, che può dare una mano e può risolvere il problema, ottenere risultati concreti. Io anche mi associo all'appello di Nicola. E intanto darei linea alla regia perché ascoltiamo il secondo contributo. Adriano Magna, anche tu fai parte della struttura Associazione CAST. Parlaci della tua esperienza e di cosa materialmente oggi, dopo il programma di recupero, stai facendo. Io mi chiamo Emiliano, vengo da Eboli, provincia di Salerno, e da 2 anni che non faccio uso più di sostanze stupefacenti. Grazie a me stesso e al lavoro che ho fatto con gli operatori, conoscendomi, che io pensavo di conoscermi quando facevo uso, ma invece conoscevo solo la parte peggiore di me, ho riscoperto dei valori, ho riscoperto la vita e ho deciso di dare una svolta alla mia vita. Poi all'inizio mi sono prefissato degli obiettivi che pian piano con fatica li ho raggiunti. Li sto raggiungendo e con fatica vado sempre avanti. Ho deciso di dare pure un cambiamento alla mia vita, di vivere un po' a Ecce con Marina, stare da solo, e poi in comunità mi occupo di falegnameria, dei vari settori, do una mano allo staff, sono disponibile in tutto, mi affronto in tutti con i ragazzi, mi piace stare con i ragazzi, dare una mano a me stesso e agli altri. Lucio Lombardi, collabora con la struttura, l'associazione CAST. Qual è il tuo ruolo? Cosa materialmente tutti i giorni compi come attività? Qual è il tuo contributo? Io sto adesso, ho finito il programma, sto in falegnameria, collaboro con loro dello staff, però mi occupo principalmente della falegnameria. Ci sono ragazzi che vengono, danno una mano, adesso c'è un altro ragazzo, c'è stato già qualcun altro. E comunque sto anche con altri ragazzi che fanno il programma, il giorno sto con loro, condivido, però porto avanti la falegnameria, il settore falegnameria, è quello che so fare e quello faccio. E grazie alla comunità, che adesso avrei potuto andare a casa, ma sto bene qua per adesso, lavoro, sto bene e mi sento bene. Eccoci tornati, dottore, abbiamo ascoltato il contributo. Io vorrei farle questa domanda, e diciamo ai nostri telespettatori, quali conseguenze permanenti può produrre il consumo di stupefacenti sulla salute di chi, insomma, soffre di questo tipo di dipendenza?
ci sono le cellule cerebrali, che sono le uniche cellule del nostro corpo che non si riproducono. Ebbene, fare uso di sostanze e fare uso di questa generazione di sostanze, che sono altamente chimiche, possono provocare, e non negli anni, ma anche facendolo una sola volta, l'invalidità di qualche cellula del nostro sistema cerebrale. Cellula che non si riprende più e cellula che ci può portare delle problematiche anche per tutta la vita. Qualche ragazzo, a questo punto c'è anche la sfortuna, sfortunatamente facendo uso una sola volta della pasticca sbagliata, riesce anche a morire. Quindi, ma ciò, questo è in conseguenza di quale specificità? Perché sappiamo la che specificità non può essere una cattiva predisposizione del proprio corpo a determinate sostanze ed una cattiva preparazione di quella data sostanza. Queste due cose messe insieme possono addirittura portare alla morte. Dottore, il mix sostanza stupefacente e alcol? Mix, sì, è una cosa che funziona tanto tra i giovani, è un mix che sbalordisce, un mix che non ti fa essere te stesso, è un mix che già il giovane si sente immortale in sé per sé, in quanto giovane. Se poi ci metti anche questo, allora si commettono delle cose che si mette a rischio la propria vita. Dottoressa, ma questi stati di alterazione di coscienza, perseguiti da adolescenti, ma anche da persone, insomma, non proprio adolescenti, rispondono a quale esigenza profonda, quale mancanza, in questo caso negativa, secondo lei? Molte volte i giovani vanno proprio alla ricerca di nuove esperienze, di nuove scoperte, magari si sentono appunto questo vuoto che sentono parecchi giovani e cercano proprio la soluzione in queste sostanze. È il vuoto che... Cioè, perché si sviluppa secondo lei l'associazione di piacere rispetto ad una sostanza che invece dovrebbe produrre sofferenza? No, ma perché all'inizio questa sostanza porta piacere ai ragazzi, per questo è molto utilizzata. Poi man mano ti può portare soltanto danni, però all'inizio è molto assunta perché porta piacere, fa stare bene. Ti annulla proprio, annulla quei sentimenti che molti giovani non sono ancora pronti comunque ad accettare e quindi li nascondono dietro appunto queste sostanze che lì per lì li fanno stare bene, però poi man mano nel tempo possono portare delle conseguenze negative. Quindi è diciamo una possibilità di deviazione che in realtà può colpire chiunque, nessuno certo, escluso, in condizioni opportune. Dottore, io faccio una domanda un po' scomoda, ma certamente l'attività che voi svolgete di recupero tocca interessi criminali, nel senso che le persone che hanno sviluppato una dipendenza sono stati consumatori, o a volte sono stati, o spesso sono stati anche degli spacciatori, quindi voglio dire, certamente il mondo della criminalità non è che può vedere la vostra attività con favore, immagino. E avete in questi 15 anni di attività, avete mai, chiedo per curiosità personale, ma anche per nostre, avete mai avuto ostruzionismo, degli intralci, e se quindi voi avete una certa tranquillità, ciò da cosa dipende? Dal supporto anche del sistema, diciamo, legale del nostro paese? Noi in tutti questi anni non abbiamo mai avuto nessun intralcio di nessun tipo, quindi non posso assolutamente dire. Bene, ma comunque ci dà sicuramente una notizia ottima, perché magari un profano può pensare che ci possono essere episodi, diciamo, insomma, di io immagino che coloro che sviluppano un'attività criminale tendono a mantenere il loro mercato, e quindi ed era per questo che le facevo questa domanda. Ma forse siamo troppo piccoli per dare fastidio, insomma, Dottoressa, le scuole. Le scuole sono il bacino di pesca di chi vende disagio, dipendenza e anche morte.
Eppure, insomma, la scuola italiana dovrebbe essere, come dire, una scuola evoluta, una scuola dove i presidi di resistenza, no? A questo tipo di sollecitazioni dovrebbero essere ben presenti. E lei, dalla sua esperienza, pensa che noi come genitori di adolescenti che vanno alle scuole superiori possiamo stare tranquilli? Quello che dicevo prima è che manca proprio questa prevenzione nelle scuole, perché la scuola dovrebbe essere appunto socializzazione secondaria, dovrebbe aiutare questi ragazzi un po' a prevenire l'uso di sostanze. Come genitori sì, si può, diciamo, essere tranquilli da un certo punto di vista, però comunque manca molta prevenzione, quindi c'è bisogno appunto di prevenzione nelle scuole. Dottore, io come dipendenza vorrei parlare adesso dell'etilismo, ma per comprendere dov'è che si può parlare di etilismo rispetto a un consumo abituale magari di alcol, cioè qual è il limite oltre il quale siamo nella dipendenza? Ci sono tante persone che fanno uso di alcol e sono nella normalità. La normalità comprende un po' i pasti, un bicchiere. Ricordiamo che approvvigionarsi di sostanze alcoliche o superalcoliche è relativamente facile. Sì, sì. Per cui io dico addirittura, no, mi pare di aver letto le statistiche dove il fenomeno delle casalinghe che fanno consumo abituale in maniera da etilisti di sostanze alcoliche è in aumento. Lei può dirci qualcosa su questo fenomeno? Assolutamente vera questa cosa, ma chi fa abuso di queste sostanze consuma litri e litri e litri di vino o di birra o di superalcolici, quindi la normalità, l'uso dell'alcol dall'abuso è una cosa che si evince subito, non è... Quindi c'è una demarcazione netta? Sì, c'è una demarcazione netta, sì. Dottore, ma sappiamo che il consumo di alcol nel nostro paese storicamente è legato al vino a tavola, mentre invece è da tanti anni che con l'ingresso di diverse culture nel nostro paese, no? Magari dei migranti, special modo quelli dell'est, abbiamo visto proliferare, come dire, delle strutture che vendono in abbondanza superalcolici. Ecco, dico, rischiamo di avere un aumento di questo fenomeno, magari portato da abitudini, da modelli che vengono da altri paesi, questo, secondo la sua questo esperienza. Questo modello rimane circoscritto per quelle persone che fanno gruppo insieme e che vengono da nazioni diverse. Sì, stiamo importando un po' una cultura diversa. Abbiamo persone che vengono da nazioni dove l'uso di alcol è molto più che da noi e stanno importando da noi questo consumo, ma che non ci tocca direttamente. Dottoressa, come si cambia un comportamento di dipendenza conclamato da alcol? Cioè, che cosa si... Come si opera su persone che hanno una dipendenza etilica spinta? Beh, si opera... Noi comunque all'interno della comunità all'inizio facciamo comunque dei colloqui individuali, cerchiamo proprio di capire il perché una persona arriva comunque a fare uso di sostanze sia alcoliche o comunque stupefacenti. E poi lo si affronta attraverso i gruppi con le famiglie, attraverso i gruppi anche con i pari, con i ragazzi che sono all'interno della comunità. Dottore, la rete, la comunicazione, che ruolo ha nel favorire o nel limitare possibili comportamenti che sfociano in dipendenza? Lo glielo dico da operatore che, insomma, osserva i messaggi che arrivano da tutte le parti, la rete, ma non solo. E noi vediamo spot dove si invita a bere, dove vengono proposti dei modelli assurdi. Questo ha una responsabilità sociale, secondo lei, sulla ricaduta poi in fenomeni di dipendenza? Io mi arrabbio tantissimo, ma proprio tanto, quando
nelle ore più normali, dove ci sono le famiglie che guardano la TV, arrivano gli spot: giocare è bello, vincere è facile, diventiamo ricchi subito con 5 euro, eccetera, eccetera. Allora, dovrebbero queste cose essere vietate per legge. Quindi io lei è un abolizionista, dottore? Io non comprendo come uno Stato possa pubblicizzare un qualcosa su cui dopo deve investire per guarirle le persone. Mi piacerebbe proprio dirla ad un ministro, può fare qualcosa, perché... Dottore, lo diciamo noi, dottore. Com'è possibile che uno Stato investa nel gioco d'azzardo e poi spenda risorse per curare le persone dalla ludopatia? Oppure, diciamola tutta, possa tassare il consumo di sostanze da fumo e poi spendere in servizio sanitario per curarli da cancro nel polmone? Ecco, sono aspetti assolutamente contraddittori, sì, su cui molti si pongono delle domande. Alla fine dicono pure: gioca con moderazione. Mi verrebbe da dire una cosa che forse non posso dire. Che vuol dire gioca con... drogati, però mi raccomando, piano piano, Cioè, io a mio figlio che ha 8 anni dico: se vuoi fumare fuma, ma poco. No, cioè, che significa? Cioè, giocare vuol dire diventare poi dipendenti del gioco. Ci sono famiglie che si sono rovinate e noi pubblicizziamo il gioco. È veramente deprimente, è una cosa che mi fa tanta rabbia. Quindi questo è un appello a cui io mi associo. Qui c'è un problema sociale, c'è un problema di... E vorrei fare l'ultima domanda alla dottoressa. Quindi è un problema di valori sociali, è un problema di comportamenti, come dire, del nostro... di chi ci governa, del nostro Stato, che poi devono diventare modelli di comportamento dei cittadini. E che proposta si potrebbe fare, secondo lei? Il problema è che molte volte viene sottovalutato il problema, sia del gioco sia dell'uso di sostanze. Questo è il problema, che magari lo Stato ancora non si rende conto che... Ma secondo lei in questa sottovalutazione pesa il fattore economico? Cioè lo Stato ci guadagna troppo ancora su queste dipendenze? Mi sa proprio di sì, perché se si fa comunque un bilancio si vede che comunque lo Stato... c'ha comunque un ricavo, quindi... Bene, e noi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Abbiamo compreso che il fenomeno delle dipendenze è complesso, che ha delle responsabilità anche alte, ma soprattutto che noi tutti non possiamo chiamarci fuori. Ognuno si deve guardare allo specchio, nella sua veste di cittadino, nella sua veste di padre di famiglia, nella sua veste di educatore, nella sua veste di professionista. Nessuno è escluso da... possibili deviazioni da comportamenti virtuosi. Speriamo di aver dato un quadro riassuntivo. Io voglio ringraziare i miei ospiti di questa puntata, quindi dottor Golino io la ringrazio, dottoressa Santoro grazie per essere stata con noi, Domenico Campanella grazie per l'esperienza che ci hai riportato. Nicola, anche a te veramente un contributo prezioso, e come un contributo prezioso ci hanno dato coloro che hanno registrato i contributi esterni. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Agora Pitagora.